A livello sanitario, il primo weekend col Green Pass obbligatorio sui luoghi di lavoro si è incanalato su un doppio binario. Un aumento delle prime dosi di vaccinazioni, soprattutto nella fascia compresa fra i 30 e i 40 anni, fin qui restia la profilassi anti-Covid, e una congestione di tamponi rapidi nelle farmacie per quella ampia fetta di oltre 10.000 lavoratori non vaccinati in provincia di Pesaro Urbino. Una provincia che sta viaggiando a una media di 8.000 tamponi al giorno fra farmacie comunali e private. Da un lato c'è un overbooking di prenotazioni, mentre dove si effettuano i test senza la prenotazione, il risultato è una lunga processione di persone da tamponare che si mettono in coda anche fino a tarda notte. Disagi e lungaggini inevitabili per l'utenza, ma è uno stress test che, seppur a fatica, le farmacie stanno reggendo, rafforzando il personale e allungando gli orari di apertura. Diciamo che sul nostro territorio il sistema ha retto bene, nonostante un super lavoro a cui tutte le farmacie, sia le comunali che le private, sono state chiamate a svolgere in questo primo periodo, insomma, proprio di partenza dell'obbligatorietà del Green Pass per i lavoratori. Però il sistema ha retto bene, un super lavoro. Pian piano credo che si entrerà anche a regime, perché il problema non è tanto il numero dei tamponi, che sono comunque tanti, e il problema è la contemporaneità con cui la gente in questo primo periodo gli utenti hanno chiesto di farlo il tampone. E quindi siamo riusciti, attraverso il sistema delle prenotazioni, soprattutto noi comunali abbiamo adottato questo sistema, a scaglionare la tamponatura e fare in modo che, insomma, adesso per portare dei numeri, tra sabato e domenica abbiamo fatto circa 1.150 tamponi, cioè sono tanti, no? Considerando poi che domenica c'erano aperte solo due farmacie comunali e l'hub tamponale di via Zolitti. Diciamo che abbiamo retto bene, c'è stata una buona collaborazione anche da parte degli utenti e soprattutto dalle aziende che hanno cercato di fare in modo che i lavoratori che ancora non avevano fatto il vaccino e quindi sono sprovvisti di Green Pass potessero in maniera organizzata scaglionarsi sui giorni e sugli orari del vario orari del giorno.